Firenze è un crogiolo di archeologia. Scavando troviamo già a 1,5 metri le prime risultanze archeologiche di epoca rinascimentale. Scavando ancora di più, arrivando a quota 2,5 metri, troviamo le risultanze dell'epoca romana. Quindi immaginatevi che cosa può significare dover scavare e posizionare un sottoservizio a 2,5 metri oltre di profondità. Siamo di fronte ad una tubazione della fognatura che abbiamo utilizzato nel cantiere della tranvia. È una dimensione importante, è una tubazione in PVC di 1,60 m di diametro. Immaginatevi cosa significhi posizionare una tubazione del genere a 4,5 metri di profondità in un contesto altamente urbanizzato. Per costruire la tranvia abbiamo dovuto spostare tutti i sottoservizi che sono interferenti con la sede della tranvia. Quindi abbiamo dovuto spostare l'acquedotto, il gasdotto, la fognatura, le linee della Telecom, le linee dell'illuminazione pubblica e della forza motrice, dell'illuminazione elettrica. È stata dura, ma è stata anche una bellissima avventura che abbiamo affrontato con tanta professionalità, consapevoli di esporci sotto il profilo mediatico, sotto il profilo politico, sotto il profilo dell'immagine in modo importante e quindi della impossibilità di poter fare brutta figura. Quindi l'impegno che è stato profuso, è stato tanto e proporzionali, direttamente proporzionali sono le soddisfazioni.